L'assessore regionale del Tenno oggi viene a presentare in conferenza stampa una proposta che prevede la messa in campo di treni nuovi, si parla di una cinquantina di treni nuovi. Ricordo a tutti che questi treni nuovi sono ancora quelli del 2011 e che sostanzialmente di veramente nuove ne arriveranno solo 10 entro la fine del 2014. E poi il secondo problema, secondo me forte, importante, è dove vengono messi questi treni. Vogliamo sapere, siccome li conosciamo, le linee deboli, dove vengono collocati. Allora ritorniamo alla proposta che come PD abbiamo fatto e che è stata bocciata in consiglio: si vada a fare conferenze di servizio in tutte le province, si facciano dei cronoprogrammi concordati con le istituzioni, con le aziende e con i pendolari e cominciamo a risolvere i problemi provincia per provincia laddove sappiamo che sono problemi importanti come ad esempio quelli del sud della Lombardia.